Quello di American Express è un punto di osservazione privilegiato sul settore viaggi. Abbiamo assistito a una ripresa post pandemia. Quali sono gli scenari che si aprono ora e i principali trend? Allora, giusto per citare qualche dato, noi a livello global per quanto riguarda il leisure travel abbiamo osservato nell'ultimo trimestre luglio-settembre una crescita del più 57% verso lo scorso anno. Lo cito in quanto è probabilmente tra i dati più incoraggianti di questo post pandemia. Se guardiamo invece a livello locale e ai titolari, allo spesso travel dei titolari American Express Italia in modo particolare, possiamo dire che il leisure travel è di fatto già tornato e probabilmente ha già superato anche i livelli pre-pandemia. Per quanto riguarda invece il business travel, è in ripresa, inizia a godere anche questo di un buono stato di salute, avendo recuperato su Italia, titolari di carta American Express Italia, l'85% dei livelli del 2019. Quali sono i particolari trend che noi iniziamo ad osservare come mercati? C'è il cosiddetto macro trend del revenge travel, vale a dire i clienti hanno sofferto così tanto negli ultimi 3 anni per non aver viaggiato e ormai sono nella fase in cui sono disposti a sacrificare buona parte del loro lifestyle pur di ritornare a fare il viaggio dei propri sogni e recuperare tutto ciò che si è perso in questi anni. In particolare da una survey che abbiamo condotto come American Express ne risulta che il 65% dei consumatori italiani è disposto ad esempio a non cambiare la propria auto di famiglia pur di pianificare finalmente un viaggio dei propri sogni per l'anno prossimo. E in particolare il 75% di fatto già sta pianificando il viaggio dei propri sogni per il 2023, per cui questo ci porta a prevedere che l'anno prossimo ci sarà un ulteriore segno più sul leisure travel dei consumatori italiani. In particolare andando a quello che noi facciamo per intercettare questi trend come American Express oltre ad essere un importante operatore nei servizi di pagamento è anche la più importante agenzia travel al mondo, lo facciamo con 7.000 colleghi distribuiti su 25 paesi che parlano 13 lingue diverse e quello che noi abbiamo iniziato a fare e investendo significativamente su questo indirizzo travel è sfruttare quella che è uno dei nostri asset principali. American Express ha il cosiddetto closed loop, vale a dire ha contestualmente quotidiana relazione sia con i titolari di carta che con gli esercizi convenzionati, per cui mettendo a fattor comune il nostro servizio travel con questo asset fondamentale noi stiamo facendo le campagne, la più bella che mi piace citare, per le quali siamo capaci, stiamo andando a prendere il titolare ad esempio di carta Amex nordamericano che si trova in Italia per turismo, lo invitiamo, lo incitiamo, lo stimoliamo ad andare a spendere presso il piccolo ristoratore, esercizio convenzionato, che è un'eccellenza della ristorazione magari mai sconosciuto, della costiera amalfitana, del Salento oppure della Sicilia. Questo lo porto anche come testimonianza di come in queste fasi ciascun operatore è anche chiamato a fare dei gesti di responsabilità per generare un impatto positivo all'interno del tessuto sociale all'interno del quale operiamo. Uno dei concetti che emerge dai vostri studi, dalle vostre indagini, è anche quello del duty of care. Cosa si intende e che trend anche in questo segmento? Per quanto riguarda, sì, duty of care è un altro grande trend del business travel. Sul business travel invece, come accennavo prima, è in corso di ripresa, ancora non siamo ai livelli pre-pandemia, ma siamo ottimisti in quanto notiamo anche lì un'accelerazione. Bene, il trend che noi osserviamo è che ora il business travel per l'azienda è diventato quasi un tema, un hot topic anche per gli HR manager, vale a dire c'è la cura del viaggio aziendale del dipendente per garantire che lo faccia senza grandi imprevisti, che lo faccia in modo più easy e safe e comfortable possibile. Quindi di fatto è diventato a tutti gli effetti quasi un employee benefit per le company, la gestione del business travel dei propri employee. In tutte queste difficoltà per i viaggi d'affari non mancano comunque le innovazioni e da parte vostra l'offerta di nuove soluzioni?
Assolutamente sì, in particolare per il business travel abbiamo un'importante soluzione molto innovativa, è lo strumento di pagamento che chiamiamo VPayment, che è una carta, chiamiamola, completamente virtuale, estremamente flessibile, di semplicissima e agile integrazione con tutti i software gestionali distribuiti sul mercato di tutte le aziende, e questo garantisce una facile integrazione con i processi operativi della corporation stessa, quindi consentendogli di gestire, di riconciliare in modo estremamente semplice ed agevole le varie note spese e i vari costi legati appunto alle spese di viaggio.